Anteprima del nostro telegiornale, apriremo questa edizione con una notizia di cronaca, una truffa online che è stata ordita ai danni di una donna isolana che si è trovata all'improvviso con il conto corrente in rosso. Sul fatto stanno indagando i carabinieri e la Guardia di Finanza. E poi terremoto, un incontro periodico quest'oggi presso il Palazzo Reale di Ischia con i tecnici dei comuni, i sindaci e il commissario Legnini. Si è parlato del piano per la delocalizzazione, se ne discuterà ancora in regione la prossima settimana. E poi a Mare Vivo, un convegno a Napoli, si è parlato del mare, il mare che è un bene da tutelare e valorizzare, così come ha sottolineato ai nostri microfoni l'assessore regionale al turismo Felice Casucci. E poi La Castellana di Ischia, un libro sulla tradizione nel culto della Madonna di Costantinopoli, che è venerata in una chiesa a lei dedicata ad Ischia Ponte. Il libro è stato presentato presso la Biblioteca Antoniana. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia, per l'accoglienza di qualità, Cala degli Aragonesi. La Cala degli Aragonesi è l'approdo da diporto per vivere la vacanza a mare tra comfort e tranquillità. L'efficienza dei servizi, la comodità della struttura, la professionalità del personale, gli alti standard tecnologici, l'attenta sorveglianza, il rispetto della privacy ti accolgono in un 5 stelle del mare. Tanti ed esclusivi servizi, sia in banchina sia sul territorio, per risposte precise alle tue esigenze. Sull'isola di Ischia, nel porto di Casamicciola Terme, Cala degli Aragonesi. L'accoglienza a mare a 5 stelle. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Ciao, siamo il Trio Medusa e volevamo raccontarti di Caterina, che quest'anno è riuscita ad andare spesso al parco con gli amici. Poi c'è Michela, che con resilienza è riuscita a completare i suoi obiettivi nel mondo del lavoro. E che dire di Mario, è un portento nel mondo dell'hockey, non riusciamo più a farlo uscire dal campo. Perché questa normalità possa continuare per chi come Caterina, Michela e Mario soffre di distrofia muscolare, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Ordina il caffè di Wildm su giornatanazionale.wildm.org. Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Ischia, truffe online, conto bancario svuotato. È accaduto ad una cittadina isolana, scattata la denuncia ai carabinieri e alla Guardia di Finanza.
Legnini, quasi pronto il piano di delocalizzazione. Dalla regione i primi dati, circa 150 gli edifici terremotati che non potranno essere ricostruiti in loco. Casucci, il mare, un bene da tutelare e valorizzare. L'assessore regionale al turismo rilancia l'appello al convegno che è stato organizzato da Mare Vivo. La Castellana di Ischia, la tradizione nel culto della Madonna di Costantinopoli. Il testo, con contenuti di fede, è stato presentato alla Biblioteca Antoniana. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione teleischia. Dunque apriamo con la pagina della cronaca con le truffe online. Presi di mira conti bancari, un'ischitana ha scoperto che il suo conto era stato svuotato. Immediatamente è scattata la denuncia ai carabinieri e alla Guardia di Finanza. A scoprire il danno e poi la truffa, una cittadina isolana a cui la banca ha comunicato che il suo conto corrente risultava scoperto di un paio di migliaia di euro a seguito dell'acquisto di apparecchiature elettroniche a Napoli. Purtroppo le cifre addebitate non erano state disposte dal correntista e l'acquisto non è stato mai effettuato. La truffa probabilmente è stata ordita grazie ad una corrispondenza attraverso mail avvenute con il titolare del conto del tutto ignaro che stesse scambiando i propri dati, non con la banca, bensì con il truffatore. La persona danneggiata si è rivolta alla locale stazione dei carabinieri e alla Guardia di Finanza per sporgere regolare denuncia, scoprendo di non essere stato l'unico a aver subito la frode. Ma almeno altre 5 persone avevano provveduto a informare le forze dell'ordine per lo stesso problema e a denunciare ammanchi dal proprio conto corrente. Particolarmente scosso il direttore della banca che ha sportelli sia ad Ischia che a Forio, perché i dati dei correntisti dovrebbero essere tutelati e segretati all'interno della banca, a meno che gli stessi correntisti non li rendano noti direttamente. Mentre le vittime stanno percorrendo tutte le strade possibili, anche quelle legali, per riottenere il denaro mancante dall'istituto di credito, sulla vicenda stanno indagando ovviamente le forze dell'ordine. Il terremoto, ieri a Napoli è stata presentata una prima planimetria con le indicazioni dei fabbricati potenzialmente delocalizzati. Si tratta di circa 100-150 abitazioni, ha sottolineato il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini nel corso di una conferenza stampa. La prossima settimana si tornerà a Napoli per prendere atto di una pianta più completa, oltre ad una pianta degli aggregati che dovranno avere una progettazione unitaria. Ma ascoltiamo Legnini. Ieri abbiamo svolto la prima conferenza di pianificazione in regione a Napoli. È molto positivo che si sia insediata la conferenza di pianificazione in cui i sindaci e il commissario prefettizio hanno preso parte insieme alle altre istituzioni, tutte la regione ovviamente che presiede. Ieri abbiamo fatto una discussione preliminare positiva e abbiamo aggiornato alla settimana prossima per acclarare, io mi auguravo che si potesse già fare ieri, ma se si fa fra 5 giorni poco importa, va bene, per acclarare due piante, planimetrie di base che ci porteranno a superare gli ultimi perplessità che i tecnici ci sollevano, in particolare con questi contenuti. Uno, una planimetria che contenga l'indicazione dei fabbricati che potenzialmente dovranno essere delocalizzati. Perché utilizzo questa parola potenzialmente? Perché poi effettivamente lo stabilirà il piano che saranno approvate e saranno tutte o una parte di quelle. Posso già anticiparvi che il numero degli edifici che la Regione, sulla base delle valutazioni che sta facendo, ritiene potenzialmente investite da questa decisione, che è molto impegnativa, oscillerà tra un numero di 100 e 150, diciamo, edifici. Ciò che abbiamo chiesto alla Regione, lo hanno chiesto i sindaci, l'ho chiesto io, il commissario prefettizio ovviamente, è di dare certezza a questo dato di partenza, perché girano troppe carte, troppe rappresentazioni eccetera, tutte preparatorie, e la Regione si è impegnata a trasmetterci già domani, dopodomani, formalmente questa planimetria di base,
e per prendere atto e approvarla la settimana prossima, il 2 di novembre. Mi auguro che ci riusciremo. L'altra planimetria, anzi sono fiducioso che ci si possa riuscire, l'altra planimetria riguarda l'individuazione delle unità minime di intervento, gli aggregati, che è una cosa molto importante. Molto importante perché consente di individuare quali devono essere le progettazioni unitarie per ragioni di sicurezza sismica, per ragioni di tecniche di costruzione. Come sapete, vige questa disciplina degli aggregati edilizi che devono riunirsi in consorzio e devono presentare un unico progetto. A seguito degli eventi tellurici dell'agosto 2017, dissesti statici e strutturali si sono verificati anche su gran parte degli edifici storici di Forio, come la scuola Luca Balzofiore e la scuola di Panza. Per questo motivo il comune di Forio ha provveduto alla individuazione di un'area in via Baiola, per ora privata ma in via di acquisizione da parte del comune, che potrebbe accogliere la struttura prefabbricata con moduli definitivi provvisoriamente ad uso scolastico e permettere così il normale svolgimento delle lezioni. Nel frattempo saranno svolti i lavori necessari di adeguamento sismico dei due edifici scolastici che sono stati individuati. Firmato il contratto per l'affidamento dei lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile e dei marciapiedi della strada provinciale Testaccio Maronti a Barano, lavori per un importo complessivo di oltre 1.600.000 euro. Si tratta dell'arteria che riveste una notevole importanza perché risulta essere l'unico collegamento viario tra il Testaccio e la zona dei Maronti e la relativa spiaggia. I lavori garantiranno il miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile e dei marciapiedi di tutta la strada. All'Acquameno, da domani fino al 2 febbraio, si procederà al completamento dei lavori di straordinaria manutenzione alla rampa per disabili sottostante la piazzetta Duca Duca presso il corso Angelo Rizzoli, a pochi passi da Piazza Santa Restituta. Pertanto, durante i lavori sarà interdetto il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi attività a meno di 150 metri dal tratto in cui sarà effettuata questa opera di manutenzione. Il Comune di Ischia ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria del cimitero. In particolare il progetto prevede la realizzazione di 156 nuovi loculi, la manutenzione delle coperture delle edicole cimiteriali e l'adeguamento dell'impianto elettrico. Si parlerà di trasporti, ma anche di sostenibilità ed economia green nella tavola rotonda organizzata a Procida dalla Will Trasporti Campania. Respiriamo Procida, l'ambizione di un trasporto smart per un'isola a misura d'uomo. È il titolo del workshop in programma per domani, mercoledì, alle 11 presso la sala consiliare. L'evento vuole essere anche l'occasione di un dialogo trasversale dedicato al ruolo indispensabile di una mobilità sostenibile in grado di ridurre inquinamento, consentire risparmio energetico e decongestionare il territorio. Il mare va valorizzato e tutelato, lo ha ribadito l'assessore regionale al turismo Felice Casucci a margine del convegno organizzato a Napoli da Mare Vivo. Ascoltiamo l'assessore. Assessore, l'allarme lanciato dall'associazione Mare Vivo per una maggiore tutela del mare, il mare è anche turismo? Il mare è turismo e il mare non solo va valorizzato, non va sfruttato, va valorizzato e va assolutamente tutelato. Credo che l'Associazione Mare Vivo svolga una funzione importantissima per la riflessione collettiva, in particolar modo per l'azione pubblica. Noi la seguiamo con attenzione perché è un'opportunità, quella che ci viene dalle loro anche proposte, qualcuna è anche una provocazione. Altre sono proposte serie e secondo me vanno colte. Il mare pone delle condizioni di tutela tra l'altro molto integrate che attengono al consumo, quindi attengono alla ristorazione, un altro tema turistico, che attengono all'antropizzazione, che attengono alla rigenerazione urbana, tutti argomenti sui quali noi non possiamo rinviare una riflessione, altrimenti il turismo del mare diventerà un turismo in cui le persone faranno del male a se stesse e da evitare accuratamente l'insostenibilità del turismo del mare. Credo che un momento di confronto come quello di oggi ci aiuti a pensare a un turismo sostenibile, compatibile con una situazione che sta cambiando velocemente. Bisogna sensibilizzare anche i diportisti, abbiamo avuto numeri altissimi quest'anno e l'ultimo rapporto mare sicuro della Guardia Costiera ci dice che le sanzioni non sono mancate.
No, bisogna anche pensare per la verità ai diportisti come un'area di tutela ricettiva, quindi bisogna pensare ad una disciplina giuridica che sia il più possibile di salvaguardia di questi spazi, che sono anche degli spazi, come dicevo, che attengono all'ospitalità, quindi bisogna un po' riorganizzarla dal punto di vista normativo queste aree. Non solo bisogna riorganizzare, ma bisogna anche pensare al fatto che lì non è un'altra terra di nessuno, anzi un mare di nessuno, è un mare disciplinato, organizzato, regolamentato. Il turismo deve diventare un turismo delle regole, senza le regole il turismo si autodistrugge. Alla Biblioteca Antoniana è stata presentata la Castellana di Ischia, fede e tradizione nel culto della Incoronata di Costantinopoli. All'evento è stato dedicato un ampio servizio nel corso della trasmissione settimanale Caleidoscopio, che andrà in onda ancora una volta dopo questo telegiornale. Ma intanto vediamo uno stralcio. Alla Biblioteca Antoniana, Ugo Voso a curare la presentazione di un'opera importante, la Castellana di Ischia. Di che tipo di opera si tratta? Bah, è un'opera che inquadra il culto, racconta la storia, ma racconta soprattutto la storia del culto attraverso, una parte, attraverso testimonianze personali, come questo culto, pur ufficiale, in qualche modo, storicamente è diventato popolare e le persone lo hanno in parte manipolato, ma accettato, è diffuso e condiviso a livello anche domestico. La Madonna di Costantinopoli o l'Incoronata e ha una diffusione popolare, diremmo, non solo quantitativa, anche culturalmente qualitativa, ed è uno dei culti maggiormente diffusi, maggiormente partecipati, che ha naturalmente la festa patronale, uno dei centri di diffusione e di aggregazione notevoli, ma come dicevo prima anche nella diffusione di storie che nell'immaginario hanno fatto compartecipare alle persone in un modo diretto, emotivamente attivo. Prova ne è anche la numerosità di ex voto che sono testimoniati da un altro contributo, di un altro giovane autore in questa pubblicazione. Questi ex voto a ringraziamento, ma anche, come dire, a testimonianza di una fede o di una speranza, di un desiderio di compartecipazione attraverso appunto la presenza della Madonna in un progetto di vita. Siamo curatori perché abbiamo scritto un'idea che poi abbiamo condiviso con delle persone competenti, ognuno appunto nella propria competenza, l'antropologo Ugo Voso, il Monsignor Camillo D'Ambra, che è stato lo storico e l'archivista della diocesi di Ischia, Gina Menegazzi, che ha contribuito con un suo racconto, con un mio racconto, con un aspetto teologico e storico che ha firmato appunto Giorgio. Noi abbiamo firmato ognuno di noi un capitolo di questo libro e abbiamo voluto mettere insieme dei pezzi che raccontassero a più voci, quindi a più autori, quello che è appunto il culto di questo antico titolo mariano che a Ischia Ponte da 4 secoli ancora esiste e resiste, quindi senza malinconia, senza retorica e senza nostalgia, ma solo con la voglia di condividere e diffondere quello che è un pezzo della nostra storia. All'interno della Castellana di Ischia viene spiegato proprio come nasce questo culto, da dove proviene, come arriva a Ischia e dove si diffonde sull'isola di Ischia. Se noi pensiamo che appunto viene dalle terre lontane e poi arriva, grazie a Napoli e ai traffici marittimi dell'epoca, arriva qui a Ischia, precisamente a Forio, a Testaccio e poi a Ischia Ponte. Quello che è rimasto più fiorente, insomma, è proprio quello di Ischia Ponte ed è quello che poi ci ha spinto a raccontare questa storia che dura da più di 4 secoli e che lega appunto il borgo di Ischia Ponte alla sua Castellana. Ed ora il coronavirus. L'unità di crisi della regione Campania ha diffuso il consueto aggiornamento sulla diffusione dell'epidemia nel territorio regionale. Oggi 25 ottobre sono 2.992 i nuovi contagi su 19.063 test eseguiti. Nell'ultimo rapporto sono 2 i deceduti nelle ultime 48 ore. In Campania sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 281 quelli ricoverati nei reparti di degenza. Si svolgerà domani, mercoledì, dalle 8.30 del mattino, presso la sala congressi dell'Ospedale del Mare a Napoli, il primo incontro multidisciplinare sugli standard di qualità in day surgery, un focus sulle nuove frontiere della chirurgia a ciclo breve, dalle aree metropolitane fino alle zone disagiate come le isole di Capri, Ischia e Procida.
L'incontro voluto e coordinato dal dottor Paolo Falco, patrocinato dall'ASL Napoli 1 Centro, è aperto al pubblico con partecipazione gratuita. Ed ora la pagina sportiva, il calcio, eccellenza, all'Ischia Calcio è tornata la vittoria e si conferma così capolista del girone, battuto al Mazzella il Villa Literno 3-0. Ascoltiamoci le interviste del dopo partita. Mister, vittoria 3-0 in casa con il Villa Literno, una partita quasi perfetta, un Ischia che praticamente non rischia nulla se non su un calcio d'angolo, anche se possiamo dire due gol se li sono fatti loro. Sì, abbiamo avuto la fortuna che hanno fatto due errori, abbiamo avuto la fortuna che gli mancavano due o tre giocatori importanti, però oggi la squadra è stata attenta in fase difensiva, abbiamo concesso pochissimo e quasi niente, sono stati bravi, voglio questo che vengano in avanti i difensori e vengano a prenderli in avanti, siamo stati bravi. Abbiamo sempre il problema di muovere un po' la palla troppo lentamente, però oggi la squadra ha fatto molto bene, è stata applicata per tutta la partita, credo che il risultato sia giusto. Questa è l'Ischia che deve essere adesso, il fatto che noi purtroppo non siamo più in siamo usciti dalla Coppa Italia, ci dispiace molto, però ci permette di allenarci tutta la settimana molto bene, prepararci domenica per domenica. Ci dispiace essere usciti dalla Coppa Italia, però adesso noi abbiamo tutta la settimana sempre per prepararci molto bene. Una partita difficilissima, squadra fortissima, Villa Literno, una squadra che non ti concede niente. Credo che ad oggi abbia preso pochissimi gol, anche se, ecco, due gol penso, anche se avevano delle assenze importanti, ma si vede che è una squadra molto molto forte, quindi la vittoria è molto molto importante, veniva da un momento un po' particolare che abbiamo superato brillantemente. Diciamo che l'Ischia oggi ci è stato superiore e quindi complimenti a loro. Sicuramente poi la partita ha preso una piega dopo due minuti per quell'errore difensivo che abbiamo fatto e quindi diventa già era difficile, perché comunque oggi nella nostra squadra mancavano già di tre pedine fondamentali, quindi già era difficile venire a giocare qua ad Ischia senza queste tre pedine fondamentali. Poi la partita presa, l'avevamo preparato in un certo modo, sperando pure in un contraccolpo psicologico sugli ultimi eventi che erano successi ad Ischia, e quindi l'avevamo provato in un certo modo. È saltato tutto il banco dopo due minuti, perché è un errore difensivo che purtroppo ci può stare. Noi eravamo fino ad oggi la migliore difesa del campionato. Oggi purtroppo questo non l'abbiamo dimostrato, facendo due errori gratuiti che con tutta onestà all'Ischia non servivano, perché comunque l'Ischia è stata quasi sempre in controllo della partita. Ci poteva essere l'episodio dell'1-1 che poteva pendere, soprattutto con un contraccolpo psicologico che speravamo dalla nostra parte. Questo non è successo. Oggi abbiamo pagato tazzo, però il campionato è questo, sappiamo che è difficilissimo. Non ci siamo mai esaltati quando il nostro percorso è stato trionfale fino a due settimane fa, non ci abbattiamo certamente adesso. Il campionato è difficile, sappiamo che su ogni campo ci sarà da lottare, noi siamo pronti e anche da queste partite poi bisogna trarre le giuste considerazioni per migliorarsi, perché comunque non è solo dalla vittoria che si può migliorare, ma soprattutto da questo tipo di sconfitte e soprattutto da errori gratuiti che bisogna assolutamente evitare di fare. In promozione, grande vittoria in casa del Varano, gli Aquilotti hanno sconfitto il San Sebastiano 4-2. Sentiamo i protagonisti. Oggi una vittoria molto importante, un Varano che due volte passa sotto del punteggio ma riesce in entrambi i casi a pareggiare e poi a portarsi a casa i tre punti. Sì, è stata una partita sofferta, merito degli avversari, specialmente nel primo tempo. Erano più grintosi, più vogliosi, avevano veramente fame e voglia. Poi nel secondo tempo, bene o male, la partita si è messa sui binari giusti, abbiamo creato più occasioni. Va bene, partita molto sofferta, va bene così oggi. Un Varano che è migliorato minuto dopo minuto, ma che soprattutto a livello mentale e psicologico è sempre rimasto in campo e ha imposto poi con il passare dei minuti il proprio gioco ed è riuscito anche grazie alla mentalità a portarsi a casa questa vittoria. Sì, come ho detto prima, merito soprattutto agli avversari, che noi venivamo comunque da due sconfitte, quindi psicologicamente probabilmente eravamo un po' contratti inizialmente. Poi man mano la partita si è messa sui binari giusti, pure a livello tecnico il secondo tempo si è giocato meglio, si è creato qualcosina in più e poi nel finale, nelle ripartenze,
si sono create ancora due o tre occasioni che pure dovevamo sfruttare meglio. Ora testa sabato prossimo contro il Viribus Unitis nel tentativo di cercare un'altra vittoria in campionato. Ma come dico sempre, noi o giochiamo in casa o giochiamo fuori casa, noi andiamo sempre con la voglia di vincere le partite. Poi delle volte ci si riesce, cioè delle volte ma purtroppo il calcio è questo, il bello dello sport è questo, si vince e si perde. L'importante è che c'è sempre la voglia di andare per vincere le partite. Venivamo da due settimane difficili e oggi era importante vincere questa partita. Un Varano che è cresciuto minuto dopo minuto, che poi è riuscito a trovare i propri equilibri e ha dominato, possiamo dire, sul San Sebastiano e soprattutto anche grazie alla propria mentalità con cui oggi siete scesi in campo siete riusciti a trovare i tre punti. Non so se abbiamo dominato, però diciamo la partita si era messa in una maniera un po' complicata, siamo stati bravi a crederci sempre e a ribaltarla. Che emozione ti dà comunque essere consapevole di aver aiutato la tua squadra con due gol importanti, soprattutto prendendoti la responsabilità di calciare un rigore che pesava dato il risultato che era sul pareggio? Sì, quest'anno sono io che sto tirando i rigori, quindi è giusto che io mi prenda le mie responsabilità. Poi sul secondo gol è stato bravo Invernini, lo devo ringraziare. Ora invece ci occupiamo della sconfitta del Procida, i biancorossi infatti sono stati sconfitti 1-0 allo stadio Spinetti, sentiamo il commento dei due allenatori. Mister, una sconfitta che brucia, questa è una partita importante per cercare di alzare ancora di più la vostra classifica e guardare in alto. Sì, dispiace per la partita, la classifica non la guardiamo, sappiamo i nostri obiettivi, sappiamo come raggiungerli, però la partita poi è storia a sé. Vero che il Procida veniva dalle ultime 5-4 vittorie e un pareggio, quindi tra virgolette una squadra che si deve salvare ci può stare, non ci può stare per l'atteggiamento che abbiamo avuto il primo tempo. Io ho sempre detto ai miei ragazzi possiamo vincere, perdere o pareggiare, ma il nostro atteggiamento deve essere sempre positivo. Infatti eravamo troppo lenti sulla seconda palla, troppo lenti nella lettura delle traiettorie, loro ci hanno invocato 4 volte dal portiere e potevamo stare sotto anche più di un gol. Avete subito anche diversi contropiedi? Sì, proprio questo diciamo, erano lunghi, non prestavamo insieme, non eravamo compatti, siamo negli spogliatoi, ci siamo messi a posto e penso che sia stato un altro secondo tempo, meritavamo il pareggio, se non qualcosina in più. Ma il calcio è questo, io dico sempre ai ragazzi, nel bene e nel male noi 120 minuti dobbiamo lottare. Se noi non concediamo un qualcosa sappiamo che possiamo perdere. Nonostante... Non è stata una questione fisica perché avete giocato meglio il secondo tempo del primo nonostante insomma il recupero solo del secondo tempo in settimana? No, assolutamente, penso che ci c'entra poco il fisico anche perché questi ragazzi sono molto giovani e possono... E infatti lo testimonio del secondo tempo che abbiamo fatto, se eravamo stanchi sicuramente non riuscivamo a attaccare con questa foga. Bisogna alzare ancora un po' il livello di attenzione, capire che noi nella classifica interessa poco, interessa lottare sono i palloni, cercare di vincere qualsiasi partita, ora che sia San Vito Positano, che sia Santa Maria della Carità o altre confrattese eccetera, noi dobbiamo affrontarle tutte con lo stesso atteggiamento. Procida è una squadra importante, sta facendo bene, una squadra organizzata con dei giocatori che fanno la differenza. Però noi se vogliamo continuare la scia dei due risultati che avevamo fatto positivi dovevamo fare il risultato anche qui e siamo riusciti a portare 3 punti a casa ed è importante perché come dicevo prima giocavamo contro una squadra molto organizzata. Se continuate con questo gioco riuscite comunque insomma sicuramente a migliorare la classifica? Ma stiamo lavorando, l'idea è proprio quella di lavorare per risalire le posizioni, siamo partiti un po' in ritardo, però piano piano ci riavvicineremo alle altre. Bene, chiuso con lo sport, passiamo agli appuntamenti, l'Infedeltà Fedele, dal 2 novembre torna a Napoli il Festival dell'Opera Buffa Napoletana, vediamo il servizio. Il Festival dell'Opera Buffa Napoletana, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e prodotto dall'Associazione Culturale Giano Bifronte, in collaborazione con Teatro Pubblico Campano e Casa del Contemporaneo, torna con una seconda edizione dal titolo L'Infedeltà Fedele, a cura del direttore artistico Massimiliano Sacchi. Dal 2 al 6 novembre la Sala Soli e il Teatro Nuovo di Napoli ospiteranno sui loro palcoscenici melologhi e operine che attraverso l'edizione dei manoscritti dimenticati e commesse in scena libere e infedeli proporranno versioni moderne dei capolavori del teatro musicale napoletano del Settecento e si riveleranno spesso prime rappresentazioni assolute.
Massimiliano Sacchi, direttore artistico del festival. La Zingaretta di Leonardo Leo in una versione, diciamo, completamente sia fedele che infedele, come anche il festival si intitola, l'infedeltà fedele, cioè in una versione da avanspettacolo, come erano in fondo questi intermezzi. Livietta e Tracollo di Pergolesi in versione elettronica e quindi molto spregiudicata, appunto, e è una ripresa dell'Amante ridicolo di Piccinni, che aveva debuttato nel lontano 1757 al Teatro Nuovo e torna a risuonare tra le stesse mura. Il progetto e il programma sono stati illustrati alla stampa al Teatro di San Carlo da Ferdinando Tozzi, delegato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per l'industria della musica e dell'audiovisivo, e Paolo Nappi, presidente dell'associazione culturale Giano Bifronte. La città risponderà sicuramente benissimo. È una città abbastanza pronta a comprendere l'importanza di un festival come questo, perché il 700 napoletano sono le fondamenta della musica. Tanti artisti di oggi sono consapevoli di questo, altri non lo sono, ma tutto si fonda sul 700 napoletano. È lì che inizia il lunghissimo percorso che ci porta fino ad oggi. Napoli è dal 700 che è protagonista della canzone e della musica napoletana, e quindi noi oggi siamo contentissimi, anche come Napoli Città della Musica e come amministrazione, di appoggiare questa straordinaria iniziativa. Abbiamo abbracciato il progetto producendolo, questa è la seconda edizione, perché parla assolutamente indissolubilmente di Napoli. La Napoli che nel Settecento era la città più popolosa d'Italia, ma anche la più viva centro culturale europeo. E Napoli all'epoca era spregiudicata, e questo fatto di essere spregiudicata si vede all'interno delle nostre operine, che sono dei piccoli tesori che abbiamo la voglia di regalare a chi avrà la sensibilità e la capacità di coglierli. Bene, ed ora, prima di chiudere, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. E chiudiamo qui, vi lascio in compagnia dei nostri programmi, ci ritroviamo all'edizione delle 14. Arrivederci.